Saluto tutti gli ascoltatori attualmente collegati con Radio Speranza, la radio dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Vivere Sostenibile è la rubrica che tiene chi vi parla, biologo Giovanni Damiani. Oggi parleremo di biodiversità, prendendo spunto da quanto sta accadendo praticamente sull'areale di Pescara Montesilvano e anche a livello nazionale. Innanzitutto chiariamoci che cos'è la biodiversità. La biodiversità viene sempre interpretata come la quantità di esseri viventi che si trova in un luogo, in una nazione oppure su scala globale. Come scritto molto chiaramente nella lettera enciclica Laudato Si, la biodiversità è fortemente in crisi. Devo dirvi che l'ultimo rapporto fatto dal WWF internazionale con la Società Zoologica dell'Inghilterra, questo indice si chiama Living Planet, cioè pianeta che vive, è un indice che praticamente monitora in tutto il mondo la presenza, l'assenza, la scomparsa, le crisi riguardanti le specie animali e vegetali. Bene, l'ultimo rapporto del 2022 recita che la caduta di biodiversità su scala planetaria è del 68%. È un dato terrificante se ci pensate. Immaginatevi se sull'arca di Noè fossero morti il 68% delle specie che ci erano salite dentro, secondo la Bibbia. Avremmo gridato alla catastrofe. Invece questo argomento passa in sordina, di questo indice si parla poco o niente. Ci sono argomenti terribili come quello della guerra che poi prende e oscura tutto, anche se la guerra stessa, oltre ad ammazzare gli umani, ammazza la biodiversità. Ma c'è una guerra di cui non si parla, che è quella che questo modello di sviluppo liberista, dell'uso e getta consumistico, ma anche di sfruttamento verso le popolazioni povere del pianeta, sta facendo contro la natura. E questa guerra chi la fa la sta vincendo, dal momento che il 68% delle specie risultano praticamente scomparse. C'è da dire una cosa importantissima, che noi dovremmo distinguere dal punto di vista lessicale, quindi semantico, il concetto di scomparsa e il concetto di estinzione. La scomparsa significa scomparsa da un'area, da una regione, da una nazione, mentre la estinzione significa scomparsa dal pianeta, e quindi è l'atto irreversibile, è l'atto che praticamente non ha alternative, non ha ritorno, non si può fare niente. Che cosa è successo in questi giorni? Abbiamo appreso dai giornali che il sindaco di Montesilvano ha fatto un attacco veramente scomposto contro i carabinieri forestali che a Pescara hanno la caserma dentro e il comando dentro la pineta di Santa Filomena, Pescara Nord. Se ci fate caso, quando andate per lungomare, a un certo punto c'è il cartello che l'indica e parla di carabinieri forestali per la biodiversità. Si tratta del nucleo ex corpo forestale dello Stato che con una riforma, la legge Madia, è praticamente transitata dentro l'arma dei carabinieri. Una riforma molto discussa, anch'io sono estremamente critico, perché io avrei addirittura potenziato il corpo forestale dello Stato. Speriamo però che al di là del colore della divisa e al di là delle cose che si possono immaginare, tra cui purtroppo la militarizzazione, prima il corpo forestale dello Stato non era militarizzato mentre i carabinieri lo sono, questi qua facciano il proprio dovere. Che cosa è successo? Che a un certo punto il corpo forestale, l'ex corpo forestale dello Stato, quindi i carabinieri attuali della biodiversità, hanno deciso che nella pineta di Santa Filomena si potesse trovare un equilibrio tra il ripristino e il potenziamento della biodiversità e la fruizione da parte dei cittadini. Quindi pensavano di avere delle isole di biodiversità,
delle isole, cioè dove ci sono delle piante, ci sono delle essenze pregiate o addirittura rare da salvaguardare. E poi chiaramente disciplinare la fruizione. La gente va lì con i bambini, può vedere. È evidente che questa è un'operazione estremamente meritoria. Il sindaco di Montesilvani invece ha fatto un attacco feroce dicendo che bisognava pulire il sottobosco, pulire la pineta. Ma guardate, il concetto di pulizia può riguardare il bagno di casa, la cucina, può riguardare un pezzo di marciapiedi della città. Quando parliamo di un ecosistema naturale e si dice di pulire il sottobosco, significa eliminare la biodiversità, significa eliminare quelle piante, quegli animali che nonostante tutto resistono e sono ancora presenti o possono reinsediarsi in quel luogo. Lì per esempio c'è un endemismo che si chiama Verbascum niveum, è un tipo di tasso barbasso, ha delle foglie lanose, basse, è un'erba, no? Con uno stele dove c'è una spiga con bellissimi fiori gialli. Bene, sappiate che questo verbasco è un endemismo. Che significa endemismo? È una pianta che vive soltanto in una zona ristrettissima del mondo, la nostra, e da nessuna altra parte. È evidente che questa pianta, che parla dialetto praticamente abruzzese, andrebbe assolutamente salvaguardata, andrebbe goduta, farlo vedere ai bambini, farlo vedere agli anziani, andrebbe conosciuta. E invece c'è chi dice che bisogna pulire il sottobosco come se si fanno le pulizie di casa. Ecco, qualcuno dica al sindaco di Montesilvano, con molto rispetto e con molta educazione, che questi concetti di pulizia non si applicano alla natura e che quando vediamo la biodiversità, quello non è sporco da ripulire. E se ha l'intenzione di farci dentro piste ciclabili e un Luna Park, sappia che quella è un'area naturale protetta. Non è un Luna Park, è un parco. E quindi viva i carabinieri che mi dicono con la nuova comandante ha deciso di aumentare la biodiversità in quest'area, appoggiamo questa cosa molto importante, non solo perché fanno il proprio dovere i carabinieri, ma anche e soprattutto perché fanno un'opera meritoria per tutta la società e per le generazioni future, perché proteggere un minimo adeguatamente l'area che loro gestiscono, perché quello è un parco, ripeto, no? È un'area naturale protetta, significa investire sul futuro, significa investire alla grande. Ecco, questo è un fatto molto importante. A questo punto ci dobbiamo chiedere che cos'è che minaccia la biodiversità, perché siamo arrivati a meno 68% di specie su questo pianeta. Sì, i motivi sono tanti, sono molteplici. Partiamo da quello più semplice, l'inquinamento. L'inquinamento è spesso tossico, ma distrugge anche gli habitat. Distruggendo un habitat, l'animale o la pianta non ha più dove insediarsi. Non c'è più la casa, praticamente. Ecco, l'inquinamento e la distruzione degli habitat sono tra i due principali fattori. Poi c'è l'edilizia sconsiderata, perché noi abbiamo sempre di più distruzione di suolo, sempre di più nuova edilizia, quando potremmo e dovremmo riutilizzare i capannoni abbandonati, le fabbriche che hanno chiuso e che quindi hanno già a suo tempo occupato degli spazi, prodotto, diciamo, degli impatti ambientali, e anziché produrne di nuovi altrove, un po' come si vuole fare per esempio per il biodigestore che si trova in Piane di Sacco, si vorrebbe fare, no? Al Piano di Sacco a Città Sant'Angelo. Ecco, lì si coltiva grano duro per la Barilla, piuttosto che pensare di eliminare il grano per metterci una cosa che tratti i rifiuti, andiamo a mettere una cosa che tratti i rifiuti e in maniera adeguata e non con la biodigestione in un luogo che è già compromesso.
meglio che le cariche importanti, dove si decide per il mondo, vengano assegnate solo a donne, madri di figli. Sarei così curioso di vedere se all'interno delle loro decisioni riuscirebbero a scordarsi il loro futuro. Il tetto delle nostre aspettative è così basso che si potrebbe anche toccare. La vita media di una prospettiva è una campagna elettorale. Ambiente non è solo un'atmosfera, una rogna nelle mani di chi resta. E il sasso su cui poggia il nostro culo è il padrone della festa. Dicono che fossero giganti i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora di errori così grandi non c'era bisogno. No, non c'era bisogno di sacrificarci a un dio di poche lire, pagarlo col silenzio perché si deve progredire. Ma è come un albero che cresce nella direzione opposta, le radici perse in aria e la testa nascosta. Invece ciò che ti riguarda mi riguarda, come ciò che lo riguarda ti riguarda. Se siamo ammanettati tutti insieme alla stessa bomba. Abbiamo detto che la biodiversità praticamente è in crisi e che noi dobbiamo fare molto, tantissimo, per poterla difendere. Ma perché? Perché la biodiversità significa mantenimento degli equilibri planetari. Noi dobbiamo capire che il mondo in cui viviamo è una rete di relazioni. Noi siamo connessi con tutto il mondo vegetale e con tutto il mondo animale. Siamo connessi. Quando andate a pensare un attimo alla provenienza dei cibi che avrete oggi a tavola, capite come siamo connessi completamente col mondo vegetale. E quando mangiamo carne, siamo comunque connessi al mondo vegetale perché quell'animale ha mangiato erba. La biodiversità quindi significa mantenere gli equilibri del pianeta. Di biodiversità si nutre anche il cervello, la psicologia. Esempio molto concreto. Quando noi stiamo in un ambiente monotono, dove c'è poco da guardare, c'è poco da vedere, diamo uno sguardo, è finita lì, non c'è niente di interessante. Quando invece facciamo una passeggiata in un bosco, in un ambiente naturale, e vediamo tanti alberi diversi, quindi diversità di specie, vediamo diversità di età, c'è l'albero vetusto, l'albero adulto e l'alberello appena nato. Vediamo a terra, nei prati, tantissimi fiori con colori diversi. I colori diversi che noi vediamo sono specie diverse e quindi stiamo guardando la biodiversità. A un certo punto tutto questo ci fa stare bene. Mentre negli ambienti monotoni, lavorativi spesso, di città, cresce l'ansia, cresce la tensione, anche l'aggressività, l'immersione nella natura fa bene al cervello e quindi alla psiche e fa bene al fisico. È stato dimostrato proprio che si riattivano dei neuroni, che si contrastano le malattie, si migliora su tutto.
Ecco, questo ci deve far capire che l'umanità si è evoluta nella biodiversità e si è nutrita di biodiversità, e che siccome la biodiversità è ciò che regge tutta la vita, la rete della vita nel mondo, è molto molto importante arrivare a proteggerla, a promuoverla. Anche in città si può fare tantissimo per aumentare la biodiversità, anche nel vostro giardino potete fare tantissimo per aumentare la biodiversità. C'è chi non ha il giardino, addirittura mette i fiori sul balcone, no, le piante sul balcone, anche quelle biodiversità. Poi ci sono le specie bandiera, cioè delle specie talmente rare e talmente minacciate che andrebbero tutelate moltissimo. Qual è il problema che abbiamo su questo? È che il valore, non tutto quello che vale effettivamente ha un prezzo nel mercato. Da qui la cultura dello scarto. Per esempio, amici di Monteverde, che è un paese in provincia di Avellino, hanno fatto una battaglia in difesa della cicogna nera, un uccello elegantissimo che dopo 5 secoli è tornato a nidificare in un bosco lì vicino. Attorno alla cicogna nera dovevano mettere un centinaio di aerogeneratori, di pale, di mulini eolici. È evidente che questo mulino eolico avrebbe scacciato la cicogna nera, no? Avrebbe prodotto dei danni, anzi avrebbe rischiato di frullare i piccoli, non ancora esperti praticamente in volo. Ecco, c'è stata una battaglia, ahimè perduta, gli aerogeneratori sono stati fatti e la cicogna nera lì praticamente probabilmente se ne andrà. Una cosa è certa, che i piccoli che sono involati non sono tornati. Quindi non tutto ciò che vale ha un prezzo. Un animale in estinzione, una pianta in estinzione, in teoria ha un valore che tende all'infinito, ma siccome non ha un prezzo di mercato, non si vende sul mercato, nasce la cultura dello scarto. Questa società non se ne preoccupa. E questo nel momento in cui abbiamo inserito la parola biodiversità nella Costituzione addirittura. Un'altra cosa importantissima legata alla biodiversità è quella degli ecotipi. Che cosa sono gli ecotipi? Sono biodiversità all'interno della stessa specie. Per esempio, pensiamo a noi umani. Abbiamo una grandissima differenza anche per provenienza geografica. Ci sono persone con la pelle scura, ci sono persone con la pelle giallastra, no? Ci sono quelli con gli occhi a mandorla, e siamo tantissimi, e in genere talvolta si riconosce la provenienza. Ecco, tutti questi sono ecotipi. Perché gli ecotipi a livello vegetale sono molto importanti? Perché un pioppo che si trova nella zona di Pescara è sicuramente diverso da un pioppo che si trova in Canada, esattamente come un nero del Mali è diverso da un uomo che vive in mezzo ai ghiacci e quindi va a dormire dentro all'igloo. Se io trasferisco il nero del Mali in mezzo ai ghiacci, ho fatto un danno, probabilmente morirà, non è capace di sopravvivere. Se trasferisco un uomo dei ghiacci invece in Africa, potrebbe morire con una semplice puntura di zanzara. Allo stesso modo, mentre gli umani si sanno proteggere, si sanno coprire, hanno gli antibiotici, le piante non hanno tutto questo. E quindi dobbiamo far sì che le piante nostrane, selezionate localmente a questo clima, selezionate localmente a questa quantità di acqua e così via, alle avversità. Selezionate significa che chi doveva morire per avversità è morto generazioni e generazioni fa. Queste piante, sopravvissute persino al nostro insulto all'ambiente, sono preziosissime e quindi occorrerebbero dei vivai in grado, pubblici secondo me, in grado di riprodurre queste piante, questi ecotipi, e di far molto molto molta propagazione di questi ecotipi.
Chi vi parla, qualcosa sta facendo con Italia Nostra su questo. Quest'anno abbiamo ripropagato l'ecotipo locale del mirto. Mi ripropongo nei prossimi anni di riproporre la propagazione del lentisco. Lo sapete che qui c'era una foresta litoranea di pini che si chiamava Silva Lentisci, la Silva del Lentisco, un arbusto molto bello, non molto alto, no? Che oggi è a lumicino, e quindi pian piano possiamo invertire dalla cultura dello scarto la rotta per ripristinare non solo le piante, ma le piante nostre, autoctone, perché sono quelle più conosciute dagli animali, dagli uccelli, e sono quelle più adatte al nostro clima e al nostro territorio. Vi saluto caramente, ringrazio Natascia Chioditti e Davide De Amicis alla regia. Da Giovanni Damiani, da Radio Speranza, continuate a sentire le nostre trasmissioni anche dopo la mia parlata sulla biodiversità. Tanti cari saluti.